Mio zio aveva davvero un buon cuore e occhi solo per la sua bellissima ed amata Mira, così l'aveva chiamata. Era un'enorme femmina di razza maremmana, dal pelo candido come la neve, gli occhi marroni pieni di vita e un carattere docile, ma al tempo stesso giocherellone, caratteristica alquanto strana per questa razza. Mio zio non ha mai avuto mogli, né figli, ed è sempre stato una persona cupa e solitaria, almeno fino a quando ha deciso di prendere con sé quella che, all'epoca, era solo una piccola cagnolina indifesa ed impaurita. Da quel giorno si è sempre solo dedicata alla sua amata Mira, quasi fosse più importante della sua stessa vita. Le poche volte che andai a trovare mio zio mi servirono per capire meglio l'inusuale rapporto che aveva con il suo cane. Amira sembrava comportarsi in tutto e per tutto come un essere umano. Ho sempre pensato che fosse intelligente, troppo intelligente per un comune cane. Lei sembrava capire ogni parola che le veniva riferita e in base a ciò che le si diceva mostrava un comportamento offeso piuttosto che festoso. Sembrava avere le stesse personalità di un essere umano. Quando necessitava di soddisfare un suo bisogno, non si limitava a guaire o a fare i capricci come molti cani del resto. Amira si cingeva a portare l'oggetto che corrispondeva alla sua necessità e fissava intensamente mio zio, quasi come se volesse comunicargli telepaticamente ciò che provava. Mi inquietava davvero quel cane. Per un periodo della mia vita credetti veramente che potesse farsi capire mediante il suo pensiero. Tuttavia, era davvero un bell'esemplare e tuttora, da un lato, sono dispiaciuta che non abbia avuto cuccioli, anche se ritengo sia stata una benedizione che mio zio abbia deciso di non farla figliare. Purtroppo Amira, a circa 9 anni di età, iniziò a presentare un piccolo rigonfiamento sulla zampa posteriore destra. Quel piccolo ed apparentemente innocuo rigonfiamento fu ignorato da mio zio, in quanto pensò si trattasse di una futile escrescenza dovuta alla collisione dell'arto del cane con qualche spigolo. D'altronde Amira aveva sempre avuto un comportamento vivace e turbolento. Di certo non era la prima volta che andava a sbattere da qualche parte. Con il passare dei giorni, però, la massa crebbe fino a portarla a zoppicare. Allarmato, mio zio decise di chiedere un consulto al veterinario del paese che, a malincuore, espose la diagnosi più agghiacciante che un padrone possa mai sentirsi dire. Amira si era ammalata di un brutto tumore. Il veterinario spiegò che, inspiegabilmente, una parte della massa tumorale si era spostata verso l'esterno solo di recente, mentre di per sé il tumore si era già esteso nella maggior parte del corpo del cane, andando ad intaccare gli organi vitali. Non c'era nessuna possibilità di salvarla dalla morte. Mio zio era distrutto. Si chiuse totalmente in se stesso a rimuginare sulla situazione che doveva per forza affrontare e pensò bene a ciò che era più opportuno fare. Amira, tuttavia, non presentava nessun segno di peggioramento. Si mostrava sempre allegra e spigliata, correva spensierata nel giardino, anche se rallentata dal suo movimento zoppicante, e continuava a dannarsi per cacciare ed attaccare qualche gatto randagio. Lei odiava i gatti, rincorrerli e ridurli a brandelli sembrava fosse il suo unico scopo. Ora che ci ripenso, mi ha sempre inquietato quella sua indole spietata ed omicida, ma si sa che i cani sono stretti discendenti dei lupi. I suoi occhi dolci emanavano ancora molta vitalità. Non sembrava un cane che sarebbe morto nel giro di poche settimane. Comunque, alla fine mio zio decise di prendere la decisione che riteneva moralmente più opportuna. Si sentì un mostro, ma d'altro canto non voleva vedere la propria Mira in futuri atroci dolori. Non la voleva vedere consumarsi fino all'osso a causa di un brutto male che le stava divorando da dentro e non voleva vedere spegnersi la sua vitalità giorno dopo giorno. Non avrebbe sopportato vederla diventare l'ombra di se stessa. La fece sopprimere 5 giorni dopo che ebbe appreso la scioccante notizia dal veterinario. Ricordo che, confidandosi con le lacrime agli occhi, mi disse che secondo lui Amira aveva intuito tutto ciò che le stava per succedere. E prima che fosse iniettato il liquido mortale, lo aveva fissato con uno sguardo iracondo e indispettito. Mi disse che sembrò quasi che gliela volesse far pagare per tutto ciò che le stava facendo. Ma io sinceramente non diedi peso a quelle parole. Tutti quanti della famiglia assistemmo all'ultima esalazione del cane. D'altronde non potevamo lasciare nostro zio da solo in un momento atroce e ingiusto come quello. Tutto sommato, nei giorni seguenti, ci parve che avesse superato quel grande lutto in maniera positiva. Nelle ore in cui lo andavo a trovare da solo, si parlava di Mira in maniera positiva, ricordando i bei momenti che loro avevano passato insieme
e scacciando le lacrime che qualche volta riaffioravano prepotentemente nei suoi occhi, o così sembrava. Dopo circa 3 giorni, mio zio ci chiamò allarmato, sostenendo di aver visto le orme di mira in un determinato punto del giardino. La sua voce era preoccupata e al tempo stesso felice per quella sorpresa. Tutti noi cercammo di fargli capire che fosse normale trovare le impronte del suo defunto cane nel suo giardino. Era morta da poco ed era plausibile che il terreno fosse ancora segnato delle sue orme. Parve tranquillizzarsi da qualche spiegazione. Ricordo che riattaccò scusandosi dell'imbarazzo. Mi resi conto che la psiche di mio zio iniziò a vacillare sempre più quando circa 2 settimane dopo l'ultima telefonata sulle orme, ricominciò a raccontare terrorizzato che ne aveva viste di nuove e fresche. Spiegò con calma che aveva spianato il terreno in modo tale da poterci piantare nuove sementi che la rendesse maggiormente fertile. Tuttavia il giorno dopo la parte di suolo in cui fosse stata sepolta Mira era ricoperta di orme. Inutile specificare quanto mio zio fosse angosciato e spaventato, talmente spaventato che iniziò a blaterare qualcosa riguardo una vendetta, poi parve tranquillizzarsi da solo, all'improvviso. Mi salutò e riattaccò frettolosamente. Da quella strana telefonata passarono diversi giorni, che si allungarono velocemente in una settimana, da quell'ultima telefonata. Provai a mettermi in contatto con lui più volte, ma ogni tentativo scattava la segreteria telefonica, al che decisi di andargli a fare visita di persona e scambiarci 2 chiacchiere. Vorrei non averlo mai fatto, o vorrei aver mandato qualcun altro al posto mio. Giunsi a casa sua in aperta campagna e nulla mi parve più ambiguo o strano del solito. Anzi, il silenzio era normale in quel posto, quindi procedetti verso la sua abitazione beandomi del calore del sole e del canto poco melodioso delle cicale. C'era un po' di vento quel giorno e la brezza trasportava con sé un odore nauseante, però lo attribuì al concime organico che mio zio di tanto in tanto distribuiva sul terreno in modo tale da aiutare la crescita del tappeto erboso. Tutti i ricordi più rosei della mia infanzia erano collegati a quel posto. Sembrava un piccolo pezzo di paradiso che dal cielo era giunto qui, sulla terra, per darci un piccolo assaggio. Solo negli ultimi attimi che seguirono quel mio pensiero mi resi conto di come il prototipo perfetto di paradiso potesse mutarsi velocemente e reincarnarsi in quello dell'inferno. E quell'odore che avevo percepito ne era solo un piccolo indizio. Non feci in tempo ad entrare nel cortile che i brividi gelidi mi percorsero la spina dorsale facendomi gelare all'istante. C'erano delle macchie di un marrone scuro davanti alla porta d'ingresso della casa di mio zio. All'inizio pensai si fosse ferito con qualche attrezzo, d'altronde essendo un agricoltore era normale per lui procurarsi qualche ferita ogni tanto, grave o meno. Affrettai il passo chiamandolo a gran voce. Ricordo che fremevo nel vano tentativo di ricevere una sua risposta che, ovviamente, non risuonò mai per l'abitazione. Avevo afferrato la maniglia della porta aprendola di getto. E appena i miei occhi misero a fuoco ciò che mi si parava davanti, dei conati di vomito iniziarono a premere furiosamente dalla mia gola per uscire dalla bocca. Il corpo di mio zio giaceva appoggiato al muro della sua cucina. Vicino a lui c'era un lungo coltello da cucina. Di sicuro l'aveva brandito come arma per difendersi, ma era evidentemente servito a poco. Il suo corpo era putrido, di un colorito che variava dal grigio al verdone, in evidente stato di decomposizione. E la puzza era dannatamente insopportabile in quell'ambiente chiuso. Una nube di mosche svolazzava su di lui sovrastandolo, puntando a succhiare avidamente il poco sangue liquido ancora rimasto impregnato in quelle piastrelle vicino al suo corpo, che fino a pochi giorni prima era di un bianco sporco tendente alla cenere, mentre cagnotti ghiotti si stavano occupando di smaltire il suo corpo cadaverico ingurgitandolo pian piano. Era letteralmente immerso in una pozza di sangue scuro e ormai secco, la cui origine non fu così difficile da individuare. La mano destra era stata morsicata e quasi staccata via dal polso, ma l'aggressione non si era fermata lì. La gola del mio povero zio era stata brutalmente dilaniata. Qualcosa di affilato e continuo gli aveva squarciato la giugulare con un unico e potente affondo. La testa gli pendeva in modo innaturale verso destra, in basso, e si poteva scorgere il bianco giallognolo delle vertebre del collo che, dal modo in cui era piegata a causa della forza di gravità, non avrebbero retto ancora per morto. Mi affrettai a rigiungere il corpo con le lacrime che mi rigavano il volto, benché la mia mente mi implorava di fuggire via e andare a chiamare la polizia. Tuttavia, fu proprio quando mi inchinai verso il cadavere di mio zio che il cuore smise di battere per qualche secondo.
Capì subito che l'aggressione non poteva essere stata messa in atto da un cane randagio o da un lupo. Era stata Mira. Le impronte lanciate nel sangue coagulato intorno a mio zio erano quelle di un cane zoppicante, dalla parte posteriore destra. Le osservai meglio e vidi che provenivano dal luogo della casa in cui era solito accucciarsi per stare più vicino al suo adorato padrone, sotto il tavolo della cucina, a qualche metro dal punto in cui era stato aggredito lui. Un dubbio mi si insediò nel cervello e ricordo che maledì il mio sesto senso. Mi chiesi se quel brusco attacco telefonico e quell'improvvisa calma che mio zio aveva dimostrato durante l'ultima telefonata erano dettate dal fatto che Mira si era manifestata a lui un'ultima volta. Che sciocco fui a chiedermelo. Un ringhio basso, gutturale e selvaggio mi fece fermare il cuore. Sollevai lo sguardo con calma dalle orme che stavo osservando con fare disperato. Piano piano lo posai verso il giaciglio posto sotto il tavolo e mi sentii sbiancare. Non so come feci a restare in piedi, a reggere quella visione immonda senza cadere per terra privo di sensi. Forse fu proprio lei ad obbligarmi a vederla un'altra volta. Già. Proprio da sotto quello che era stato uno dei suoi nascondigli preferiti emerse Mira. Il pelo gonfio che l'aveva sempre caratterizzata e distinta dagli altri cani era sparito, lasciando spazio ad una corta peluria che permetteva di intravedere il costato. Avanzò qualche passo verso di me, sempre mantenendo lo sguardo folle puntato nei miei occhi. Si mise seduta. Le orecchie erano basse e ciò significava solo che era pronta ad attaccare in qualsiasi momento. Tuttavia no, non era quello che mi faceva disgusto. Le sue fauci, dannazione. Tutti quei lunghi denti che sfoggiava, un tempo bianchi come il latte, erano macchiati di sangue e con orrore crescente mi resi conto che c'erano ancora brandelli di carne attaccati ad essi. Carne umana, carne dello stesso uomo che le aveva donato tutto il suo amore e la morte eterna. I suoi occhi non emanavano più la solida docilità a cui tutti noi eravamo abituati. Sembravano fuori di sé dalla rabbia che provava. Era diventata una creatura completamente in balia dell'odio e della furia omicida dettata dal tradimento che aveva subito dal suo umano. E il suo muso, il suo cavolo di muso, mio Dio, era imbrattato di rosso. Un rosso scuro da cui proveniva un odore rancido, come di un alimento andato a male e metallico. La puzza di sangue emanata da quel cane e il tanfo del corpo di mio zio furono gli unici odori che simboleggiavano quella vista di morte. Non fui attaccato. Non so se per fortuna o perché lei non avesse riconosciuto in me un altro artefice della sua condanna a morte. Tuttavia fu chiaro il messaggio che mi volle consegnare e non lo dimenticherò mai per tutto il resto della vita. Amira era riuscita a compiere la sua vendetta. Si era fatta giustizia da sola.